Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi seconda puntata sulle scarpe da donna più orrende e più brutte, quelle che fanno venire il vomito. Come vedete, care amiche follower donne, ho pensato anche a voi. Magari potrei fare anche una puntata per le scarpe d'uomo più orrende. Ci devo pensare. Prima di vedere queste 22 nuove scarpe da donna orrende, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video e come sempre commentate, condividete e seguitemi in tutti i miei social. Io sono pronto, come sempre mi metto a lato perché voi la potete vedere bene qui, le scarpe, e partiamo con la prima, che è questa. Decisamente una scarpa di legno, il piede lo tiene su l'incavo tra l'alluce e l'altro dito. Diciamo che potrebbe essere quasi come un infradito senza infradito. È orrenda, a me non piace, orrenda, non so neanche come si farà a camminare, boh. Prossimo è delle scarpe con la forma di tizia giù a 90. Sembra più a gambe da Barbie, ma anche no, pessimo gusto. Prossimo, una scarpa rotonda. Rotonda, veramente. Siamo arrivati, ragazzi, ai limiti della follia, della pazzia. Assolutamente no. Prossimo. Ecco, queste sono delle scarpe che non ho capito come cavolo si devono indossare. Sembrano dei fiocchetti, ma veramente non ho capito come si fanno a indossare. Per me sono scomode. Se qualcuno sa come si fa a indossare queste scarpe, è pregato di cancellarsi dal mio canale. Prossimo, cioè, una scarpa. Cioè, ragazzi, veramente non so neanche come descrivere sta scarpa. È veramente incredibile. È una scarpa che non sta né in cielo né in terra. Avanti, che è meglio. Una scarpa contrario? Non capisco come mai c'è il tacco dalla parte davanti e dietro non c'è attacco, ma è il contrario. Oh. Prossimo. Queste ricordo averle viste già da Lady Gaga. Cioè, sono delle scarpe a ballerina, ma ballerina molto particolari, orrende. Cioè, io non capisco come le ballerine facciano a camminare sulle punte. Cioè, no, assolutamente no. Avanti, queste scarpe con cos'è, sembra il quel coso di ferro che usano gli anziani per camminare, il deambulatore, sembra una scarpa con sotto un deambulatore. No, assolutamente. Avanti, ecco, questa è una scarpa col mocio, magari è stata creata dalla Vileda per pulire anche il pavimento. Poi si vede benissimo che c'ha sotto una zeppa. Boh, una scarpa 2 in 1? Bah, voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere. Avanti, due paio di scarpe con una piattaforma che si alza, tipo quelli dei meccanici. Ma perché, io dico, perché? È una pataccata, è un obrobio, è uno schifo. Avanti, una scarpa che fa anche da pattino. Cioè, hanno preso i famosi pattini della gioca, chi di voi se lo ricorda, chi ha più o meno la mia età, i pattini della gioca, poi ce li hanno attaccati sotto una scarpa col tacco. Assolutamente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Prossimo, ecco, una scarpa con le teste della Barbie sotto. Why? Perché? Prossimo. Un paio di scarpe a testa di cigno. Diciamo che queste sono passabili, però non è che siano così una grande bellezza. Sicuramente se le portate finite molto male. Prossimo. No, queste no. Le scarpe fatte a zoccolo di cavallo. Sì, zoccolo di cavallo con
la pistola ha fatto che fa l'attacco. Ma stiamo scherzando? La deficienza dei designer. Cioè, io non so dove hanno preso spunto per queste scarpe. Boh. Avanti. Una scarpa a mo' di fionda. L'avrà mica disegnata Bart Simpson? Non capisco, non riesco a capacitarmi di questo disegno. Avanti. Una scarpa dell'olive del braccio di ferro. Ecco, questa diciamo che è già passabile, particolare, però non la vedrei bene su una donna, ma la vedrei bene su un manico di scopa, perché Olivia era un manico di scopa. Andiamo avanti. Le scarpe da mucca, ideale per le vacche, e di vacche ne conosco tantissime. Andiamo avanti. Questa fa schifo perché è una scarpa fatta con delle larve. Cioè, no, veramente fa schifo. Ci ho vomito solo guardarlo. Prossimo. Ecco, questa è una scarpa inesistente perché è una catena con appese due chiodi e tu sei obbligato a stare in piedi su questi chiodi che poi faranno male cane. Cioè, io penso che questo sia un troll, però ho letto su internet che queste sono delle scarpe vere. Poi non c'è neanche la suola e la cosa mi sembra abbastanza strana. Prossima, con le classiche All Stars fatta a infradito. No, perché rovinare una scarpa mitica degli anni 80 con sto schifo? Boh. Avanti con le scarpe con la pinna incorporata. No, ma anche no. E concludiamo con l'ultima, che sono queste scarpe con un ghioni gigante. Magari questa si può utilizzare per fare qualche cosplay, però se va in giro così la gente vi guarda male e vi critica, e loro c'hanno ragione, voi non potete dire niente. Bah. Ebbene ragazzi, queste erano altre 22 scarpe da donna orrende. Ovviamente se ne troverò altre farò un'altra puntata. Donne, se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace, fatemi sapere qui sotto quale scarpa vi ha fatto letteralmente orrore, e niente ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo presto con un nuovo video, ciao!